Ehi là, salve a tutti, sono TheBeanie96 e benvenuti in questo nuovo episodio di Prime Impressioni e Recensioni, quest'oggi su Bridge Constructor The Walking Dead. Allora, che gioco è? Mi chiedono già. È un gioco in cui devi costruire ponti. Questa qui specificatamente è la versione dedicata a The Walking Dead, quindi ci sono gli zombie. Le impostazioni sono spiccicate, c'è poche lingue. No, non è vero. Ah, c'è l'italiano. Proprio in italiano, così capite meglio. Vedi che strano, ogni tanto c'è questa lingua sconosciuta chiamata italiano. Clicchiamo gioca. E abbiamo il primo capitolo, Terra Morta. Entriamo. Io non ho idea di come si giochi, The che non ho world mai came to an provato. end, and we Quindi il didn't mondo è even arrivato, non realize ce ne it. siamo nemmeno accorti. Strana sta cosa. Io un po' me ne accorgerei. Ok, ah, devo andare avanti io. Chiedo perdono. People got sick Persone si sono and ammalate e died, sono morte. Ah, c'è anche then un po' di started coming storia. Poi back. sono tornati. E sì, sono The zombie. pundits on cable news said it Esperti was all telegiornali a dicevano che era hoax. tutta una bufala. Un mese A dopo month erano morti later, anche loro. E some vabbè, ho refused to capito, può accept what succedere. was happening, Molti insisted si it was rifiutavano ad just accettare la realtà. Erano fearmongering. convinti che fosse solo allarmismo. Then the Più o first meno, cities dai. fell. Complottisti. Peccato Then the rest fell apart. le prime città. E Fast. anche il resto andò in pezzi. Rapidamente. The earth grew quiet. Calò il silenzio sulla Humanity terra. was now an L'umanità divenne una endangered. specie in pericolo. Vabbè, insomma, dai, pericolo. È Those few of pericolo. us who survived were Pochi di noi terrified che and lost, sopravvissero erano persi e terrorizzati. scavenging the Scavavano remains of nelle a rovine di un world mondo that had quasi all but scomparso, dalla disappeared sera alla overnight. mattina. Vedo più io che sono più svelto. Porta i vaganti sul ponte, sotto al ponte, capitolo 1-1. Capitolo 1, 1. Risultato migliore 0. Inizia missione. Probabilmente questo sarà un piccolo tutorial, adesso vediamo. Era appena arrivato giorno della fine del mondo. Niente TV e internet, niente acqua calda e lenzuola pulite, niente cibo. Ok. Lasciamo stare questa strada, non c'è nulla da fare, solo cadaveri che camminano. Potrebbero ancora esserci delle medicine al vecchio ufficio del dottor Boyle. E quelle medicine pensi di trovare nell'ufficio di un proctologo? Che è proctologo? Boh. Mi spiace interrompere le vostre disquisizioni sulla prostata. Ah, ok, il prostatino. Sì, la grafica è molto... Ma non direi brutta, però... Minimale, ecco. Vabbè, se può... Giocare? Sembra un po' tutto fatto col pongo, tipo... Oh, sotto ponte 1, requisiti per il beige minore uguale a 500. I volanti si stanno avvicinando. Costruisci un ponte per farli passare sopra il fosso e mantenere il gruppo al sicuro. Prima di iniziare, rimuovi l'elemento in legno presenti. Esatto, quello che ficca il dedino dove non piace a nessuno. Ah, la cosa bella di questa di Bridge Constructor è che i ponti hanno una fisica, quindi se non li fai bene, cascano. Cascano giù. Su un componente, un punto di ancoraggio per rimuoverlo. Ah, questo? Ok. E poi premi sinistro. The Breach. Poi Breach. Esatto. Eh sì, è la versione dedicata a The Walking Dead. Oh, clicchi. E poi porta qui. Porta qui. E poi vorrei, se si può, fa anche così. Per convertirlo da ponteggio in carreggiata. Che componente? Se vedo qualcosa su cui camminare, convertire le componenti orizzontali in una carreggiata. Ah, ok. Perché con le assi di legno siano stabili. No, fidati di me. Tutto stabilissimo. Hai visto, te? Bene, volta sei non sbaglia mai un colpo. Eccoli. Vabbè, ho capito, questi fanno un po' di casino. Poi abbasso il volume. Vabbè, ignoriamo la parte istruttoria, non è? Chi è? E non so come leggerlo. Bix, ti chiamerò Bix. Grazie Bix, benvenuto tra i pazzi qui. Visite per Breach. Fatto, fatto, fatto. Molto carino. Hai pure un limite di soldi per fare il perfect level. Ah. Vedi, queste cose non le so perché non ho mai giocato questi tipi di giochi. Ok,
stavolta dobbiamo fare 800. Tieni premuto su un punto di articolazione blu finché la modalità e poi lo trascino. Ok. Poi vuole che costruisco le cose fatte bene. Quindi così. Provo. Clicco. Retto? Certo che sì. Esploso il pianeta Terra. Dai forza al ponte. Sì, penso che all'inizio ci fa vedere lui come costruirli, poi dovremmo un pochino arrangiarci. Io già vedo nel caricamento ponti particolari. Particolari. Ah, sei Mattia! Hai cambiato nome, de novo! Ciao Mattia, come stai? Questo è un livello tattico. Attenzione, qua ci vuole la tattica. Contiene tappe nelle quali puoi impartire comandi ai tuoi eroi, dicendogli cosa deve, cosa fare o dove andare una volta arrivati. Niente, non so leggere. In questo caso occorre ordinare a Miles di andare al pannello di controllo e rilasciare sui vaganti i container sospeso. Dove l'ho letto controller, non si sa. Dopodiché deve scendere dalla scala e spostarsi verso a destra. Niente, non gliela fa. Le istruzioni possono essere impartite nelle modalità comando. Apri le ora. Eccoci qui. Clicco qui. Miles incontrerà per due tappe. La prima è già selezionata. E poi io devo dire... Vai ad A. Ho capito. Ah, mannaggia. Sì, sì. Clicco qui. Poi clicco qui e dico scendi. Ok. Poi quando è qui gli dico vai a destra. Particolare. Devo costruirgli un ponte per farlo camminare. Quindi da qui a qui. Diamo un po' di solidità. Tipo così. Corregge secondo me. Secondo me sì. Magari facciamo pure così. Dovrebbe funzionare. E il beat! Ma perché non c'è quello personalizzato? Grazie per il beat, Mattia. Grazie mille. Che bel ponte, sembra un ponte italiano. Esatto, hai visto? Se prima non sai sa fare i ponti. Ah, guarda, a me pare un po' un ponte famoso che è cascato giù. No, fermo, fermo. No, non si può fare. Torna. Dai, buono lì. Ma si può resettare? Vabbè, faccio va lì. Pesi a 9 centesimi. Io sai che non ho mai avuto idea di come si prendono ste piazze. Piazze. Ma se volessi resettare. Ah, ok, torna in costruzione. Allora, gli diamo un po' di solidità in più così. E poi così. Dai, morregge. Morregge. Mannaggia la pizzaiola maledetta. Non l'ho reso camminabile. Fai solo triangoli, devo fare triangoli, ok. Solo questo è importante saperlo. Ok. Superato il budget? No, vabbè, 1002 completo. Completo, 1002. Ah. Io ho speso 1288, ma inizi, cavolo, per 3 centesimi. 3 centesimi. Che fanno 3 centesimi? La situazione non è bella. Sì, mi sento fortunato. Tipo Googles. Allora. Secondo me devo portare. Devo fare. Un ponte qui sicuro. Grazie per i beat. Mamma mia, mi sta a riempire. Vado a fare così. Poi faccio. Questo è camminabile. Andiamo un po' su. Tipo così. Poi
Facciamo così. Facciamo così. Poi facciamo così. 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 Facciamo così. Facciamo così. E questo dovrebbe funzionare. Allora, tu devi attivare questo. Quindi, signor Cleopatra, qui. Vai all'impostazione. Un bits credo che vale... sono ricchissimo ora. Un bits vale un centesimo, sì. Ok, mentre poi... tu devi andare a sinistra, al punto A. Mentre la signorina Cleopatra qui... deve andare qui, su, e qui, a destra. Però io dovrei far casca qui. Oddio, casino, casino. So capì. Che succede se faccio così, eh? No, vabbè, dai, era stabile. Era stabile, te lo dico io. Era stabilissimo. Scusate, abbasso un pizzico, non si può. Vabbè. Ma forse devo sfruttare il filo palo? Così? Mo' regge, te lo dico io. Che miseria, oh. Ma se non regge così. La Torre di Pisa. Vediamo. Ho detto io. È un problema. È un problema. Grazie per il beat. È trista volta. Mamma mia. Però io sto a capire che devo fa. Che devo fa. Scusa, questo fa questo e va lì. Ed è corretto. Ma non posso tipo dire, dare l'ordine delle azioni. Cioè, prima parte chi sta. Ah beh, sì. Lo sai, perché invece di dargli nelle azioni 1 e 2, gli do nelle azioni 4 e 5. In modo che lei parte subito nella 1. Vediamo un po'. Ah no, io lo devo dire subito. E io penso che non... donna, no, no, so... Beh, come... come si fa, eh? Gli devi dare il comando. Deve fare così. Però questo non è abbastanza veloce per passare. Però ho un'idea. Perché se io facessi... una cosa del genere... e gli do più tempo alla signorina... passare, a meno che io non facessi una cosa del genere, lo faccio che scappi in qui, forse la cosa può funzionare, no? Così. Oh, sì, sì. Oh, lì sopra dove si sta la roba che cade, devi mettere dei piccoli ostacoli, così la roba che rotola li rompe, perde tempo e se fa. Proviamo. Ok, c'è qualcosa che non torna nei miei calcoli. I miei calcoli sono sbagliati. Capitano Uncino, come si fa? Così. Ma che ne so io che sto a fare qui. E questi camminabili. Ma perché crolla? Ma non deve crollare. Faccio andare a supporto sotto. Così tiene lì. E i triangoli. Crolla la prima parte. E sono triangoli.
Sono tutti i triangoli, mi pare, no? Tranne questo. Così. Ah, è che spizzica. Spizzica. Ah, che se spizzica. Crolla questa parte qua. Ah, gli diamo più supporto. No, si stacca. Si stacca. Ma che sto combinando? Metti sopra appunto dove si cammina, fai dei triangoli e poi li unisci da sopra. Cado tutto, ho fatto un disastro ecologico. Ecologico naturale. Si può ricominciare? Sì, ok. Oh, ricominciamo con calma. Con molta calma. Lei deve andare da là. E fin qua ci siamo. Quindi qua si deve camminare. Poi questo deve essere rallentato. Magari così. Ok. In modo che tu fai picco e pacco. Tu fai stricu e sbacu. Ok. Dopodiché bisogna trovare una soluzione qui per non far cadere tutto. Perché posso fare triangolo, triangolo e triangolo. Poi posso fare triangolo, triangolo, questo camminabile. Ok. Non reggerà mai. Ve lo dico io. Vediamo che succede. Ok, crolla qui, crolla qui. Allora, lì diamo un po' più di fondamenta. Facciamo appoggiare a terra. Così. Ma perché si stacca? Io non riesco a capire. Che posso fare? Questi cammina... No, vabbè, fin qua. Perché qua si stacca? Si stacca. Forse devo... dargli supporto da sopra? Così? In modo che non si spacca. Però quello l'ho retto. Le fondamenta possono essere solo i punti gialli. Ah, non reggerà mai. Qui si stacca. Fondamenta solo punto giallo. Si spezza questo. Però attaccato a fondamenta. Vabbè, giustamente non ho messo il sotto. Deficiente. Ho dato il supporto. Così. 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 No, mannaggia, per un pizzico. Per un pizzicoino. Non lo so che fine ha fatto, sai? Era meglio prima. Era meglio prima. Ma quali sono che diventano rossi? Questo e... E questo.
Questo potremmo fare una cosa del genere. Così gli dà più carico. Attenzione! Non volontariamente, ma l'abbiamo finito. Attenzione! No, è tornato un po' di tempo fa. Si era preso. Cioè, stava male. E è venuto ogni tanto così. Con 1800 di scarto. Shhh, nessuno sa niente. Ok. Allora, comincio a ingranare. Ma qua dobbiamo fare massimo 1200. Ok, comando speciale. Squadra speciale Ginio. Ok. Regolare tagliatore lancia il pupazzo con questa maniglia. Ora prova tu. Credo che non dà colpi quelli. Ok. Poi devo scendere. No, poi devo salire. Attivare. Scendere di nuovo. E andare a destra. E poi mi è costui. Denunciato allo Stato. Addirittura. Ah, questa è la strada principale. Abbiamo detto di fare triangoli. È solo una persona. Vedo che un triangoletto così possa farcela, no? Una cosa proprio easy. Dai, regge. Lancia il pupazzo lì. Sbagliato la traiettoria. Pocazzitsu. Pocazzitsu. Ah, bambola, bambola, qui. Effettivamente un po' ragione ci aveva, eh? Così. Guarda che mo se scrolla tutto. Ok, no. Provano tutti lì. Preme. Morti. Scende. Scendi ancora. Tranquillo. E se ne va. Mamma mia che pro. 1265, ho usato un coso di troppo. E infatti, me ne sono accorto. Oh, sono carini sti giochi, ti fanno passare un po' il tempo. Non credo duri moltissimo, eh. Si sa mai. Non si sa mai. Ma io se volessi fa così, come si fa? Non si fa. Inizia missione. Questo è un container mobile con dei punti di costruzione sopra. Puoi costruire un fissaggio appesantito per farlo muovere. Fissaggio appesantito. Cioè, in pratica lo devo far cadere. Lo fa tipo così. Lo appesantisco. Noni. E poi lui cade? Ah sì. Cadesi. Ah, io poi devo andare lì. Quindi. Così. Così. Non ci arriva. Così. Così. Secondo me regge. Forse è troppo pesante così. Vediamo qualcosa. Cade troppo velocemente. Non è caduto? Non è caduto. Che ne penso di Cyberpunk? Lo sto giocando in questo periodo, però comunque non è.
Chissà che del gioco, non è di certo da voto 10 come gli hanno dato alcuni critici, alcuni della critica. Ha moltissimi problemi anche su PC, se non ne parlano, ha tantissimi problemi. Di performance gira bene, questo non gli posso dire nulla. Mannaggia, cappella mi ha preso. Casca, e come faccio a farlo cadere più lentamente? Più lento di così. Oh, vedi? Vedi che sono capace se me ci metto? Comunque sì, secondo me è un gioco da 6,5, 7. Bello graficamente, nulla da dire. Tenendolo con RTX e tutto al massimo è veramente uno spettacolo per gli occhi. Ah, io sicuramente devo far cadere questo. Dopo che sono passati tutti, però. Almeno credo. Ho capito male? Che fa la fune? Fa? Non ho capito che devo fa. Sì, certamente c'è anche Assassin's Creed Valhalla, c'è una grafica da paura nonostante non abbia il ray tracing. O che ne so, Watch Dogs Legion. Penso di non aver capito cosa devo fare. Non posso vedere tipo una guida? Oh, cacco. E questo è un problema. Allora, sinceramente non mi è piaciuto nessun Watch Dogs. Nessuno proprio. Il 2 sicuramente è il peggiore. Ma io come faccio a fargli andare di là, scusi? Come... Che fa? Tardan? Dove fa Tarzan? Ma questo cade? Se ha un peso cade? Sì. Però non ho ben capito come devo fare per fargli arrivare da là. Però non muoiono tutti gli zombie. Se lo faccio cadere. Posso... Scusate, fatemi ricominciare, che magari mi ridice che devo fare. Così esce in ponte, così devo raggiungere l'altro lato. E fin là ci siamo tutti. E niente. Ah, ok, vabbè, mi rifà i dialoghi. Equilibrio della vita, così dovremmo costruire in tal modo. Hai il nuovo materiale, il cavo, è ottimo per delle connessioni leggere attraverso lunghe distanze. Stai attento, non può sostenere punti di ancoraggio alla base. Un'altra cosa, tenere conto, ci sono punti di costruzione sul lato destro del precipizio per attaccare completamente il tuo ponte. Cerca di completare il tuo ponte vicino alla sporgenza sul lato destro. Gli eroi possono arrampicarsi e scavalcare piccoli spazi vuoti. Cioè, in pratica, se io ho capito corretto, mi dice che posso fare una cosa del genere. Ovvero, gli diamo carico lì. E poi facciamo ponticello. E facciamo sostenere in qualche modo. Con le funi. Probabilmente sto sbagliando tutto dalla vita, però. Vabbè,
Assicurato che non regge così. Ok, infatti. Perché c'è bisogno di un'altra corda qui. Posso regge. E un'altra corda qui. Posso regge. Oh mamma. Abbiamo mettere più funi, più funi. Ah! E devo dargli piso. In modo che non cade. Peso. Pesantisci il mondo. Così. Non dovrebbe cadere. Però collassa ancora. Lo attacchiamo tutto allora. No. Vabbè, non importa. Arretto. Buonanotte e sogni d'oro. Vai in bagno, in bagno. Era più facile del creduto. Vabbè, io come al solito uso uno sproposito di materiali, ma così ci piace a noi. Siamo riusciti a proseguire a piedi ancora per molto. E questo lo dici tu. Allora. Gli eroi possono uccidere alcuni nemici con attacchi corpo a corpo, ma questo richiede resistenza. Se la loro resistenza si esaurisce, sei pizzicato. Gli eroi non possono combattere mentre si arrampicano. Cespicano oppure quando sono distesi a terra. Notte eroi uccidono. Ok. Quindi in poche parole. Io sono qui. E devo arrivare lì. E fin qui ci siamo. Beh, una volta che è sceso. Deve scendere lì. Allora, facciamo sempre la tecnica dei triangoli. Che mi ha insegnato Rick. Che sembra sorregge. E poi devo far sorreggere questo. E secondo me una buona tecnica sarebbe fare così. E questo poi lo andiamo a far sorreggere su questa fondamenta. E questo lo possiamo attaccare qui. Questo qui. Questo gli diamo supporto. E questo gli diamo supporto. Anche fa così. A noi diciamo, una volta che qui scendi, quando sei qui vai a destra. E mentre questo va fatto cadere e basta. Questo va fatto cadere. Però se cade mi spacca tutto. Voglio fare una prova. Non ho capito. Ah, lui non sta facendo nulla. Deve andare a sinistra. Niente di che. Ho capito la resistenza, però mi pare che è morto. Oh, questo non c'entra una cippa. Probabilmente bisogna far così. Vado che lui salta su. O sbagliolo. Così. Inciampa. Lo facciamo un po' più lineare. Ah, ok. Forse? Mi sa che la soluzione non era questa. Perché questo non deve cadere. Ah no, questo deve cadere.
Ma se servirà qualcosa farlo ancora qui? O sbaglio? Secondo me così bisogna fare. Perché se no possiamo dare il comando a questo. Quando arrivi qui lancia la bambola. E poi vai a sinistra. Penso di non star capendo. Ah, perché sono distratti? Sono distratti. Però lui non può passare. Madonna, questo è casino, eh. Oh, questo deve cadere. Per forza. Questo non è capace. Andando a destra. Quando arriva qui si blocca. La cosa funzionava in parte, perché fin lì ci arriva. Ehi, Rick. Ma non posso andare più in sotto di così. Perché una volta che sono qua, che devo fare? Ma sotto dove ci sono gli zombie, dici? Eh no, mi dà ostacolo. Posso costruire solo qua. E manco di là. Davanti al cassonetto. Così dici? Dritto per dritto? Non... Ah, posso... c'ho la fune. Non si può perché ci sono gli zombie. Ah, questo deve cadere. Per forza. Per farlo cadere è l'unica a dargli peso. Magari solo attacco. Finito il budget. C'è qualcosa che non mi torna. C'è qualcosa che non mi torna. Proprio sulla strada. Eh no, puoi costruire soltanto all'interno di questi cerchi più scuri. Queste sezioni più scure. Non posso andare più in sotto. Perché lui arriva qui. E ci siamo. E poi a me è qui. Ciao Rick, ciao. Stammi bene. Non riesco a capire. So strano. Fatemi mettere una corda tra qui e qui. E non lo tira in nessun modo.
Non lo tira. Allora qui si blocca. Perché questo è l'unico modo per farli morire. E... con questo che deve cadere. Ce l'ho fatta una volta, fallo cadere, non casca più. Casca più. E non si tira. Raga, non riesco a capire. Aspetta, la tua frase mi ha fatto capire una cosa. Che io la bambola... Tipo una palombella. Se non batte, è fatta. Però deve accadere molto più velocemente. Quindi secondo me basta solo una fune. Fammi un po' vedere. Però mi crolla il ponte. Cioè mi stai dicendo che non sta a scavalcare qua sopra e sali qua e scende? Ma è serio? Ma come? No, è caduto. Mannaggia. Perché? Cade troppo lentamente. Però servirà qualcosa se ti fa fare anche questo giro lungo. Sono scemo io. Perché io qua l'ho fatto scendere subito. Invece devi andare a sinistra. Li meni, vai giù. Vai a destra. E vai a destra. In tutto questo giro dovrebbe essere pronto. Ovviamente questo cade. Quindi devo trovare una soluzione per non far rompere questa parte. E ovviamente la soluzione è questa. Ora tocca qui, sicuro. Corto allora. Tipo così. Vediamo. No, ma lo prende in pieno. Ah no, però non dovrebbe battere sulle cose non solide. E ci siamo? E ci siamo?
Solo che avevo dimenticato il pezzo di terreno. Non ci ho badato che si poteva fare il giro lungo per prendere tempo. Cioè, la farà a fare un saltino così. Capito. Così. Però mamma mia, se destabilizza il pianeta Terra, qui non ce la fa più. Lo vedete? Lo vedete? Guarda che lo tocca. Mamma mia. A pizzico de cabrosa. Oh, signor Cleopatra. E con questo livello, ragazzi, ci possiamo salutare. Abbiamo finito il primo mondo. Comunque il gioco è questo, è molto carino e ve lo consiglio se vi piace un po' questo genere particolare, particolare. E niente, noi ci rivediamo venerdì, che ricomincia la serie su Pokémon. Chi non c'era lunedì, vi rispiego che purtroppo in live la serie Dark Souls 3 della Cinder's Mod è interrotta a causa. Ho aggiornato la mod, non è più compatibile il salvataggio, dovevi ricominciare da capo, eravamo andati troppo avanti per rifarlo tutto, quindi purtroppo quella serie se ne va. E niente, mentre mercoledì prossimo, forse adesso vedo quando farà cominciare, incomincia una nuova serie, sempre registrata qui in live. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me anche quest'oggi. Noi ci vediamo al prossimo video. Da TheBay96 è tutto, ciao a tutti. Savannah.